Buona giornata, pronti per partire con un nuovo appuntamento insieme? Una piccola precisazione per chi ci seguirà in diretta, tanto per rimanere insomma con i vecchi metodi anche del vecchio canale YouTube. Sabato scorso ci ha rimosso una puntata proprio di questa trasmissione, quella che avevamo realizzato con il comitato Ascoltami. È il primo avvertimento per cui abbiamo avuto il canale bloccato una settimana, sarà sbloccato nel pomeriggio di oggi, di sabato, quindi questa puntata andrà innanzitutto in diretta su Facebook, su Odyssey, che rimane comunque il canale alternativo a cui invitiamo anche per questi precedenti a iscrivervi, e poi su Twitch, e poi nel pomeriggio, insomma, appena possibile, manderemo la puntata in differita su YouTube. Io vado a salutare Massimo Mazzucco. Ciao Massimo. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. E poi con grande piacere ritroviamo Giorgio Bianchi. Ciao Giorgio. Ciao Fabio, ciao Massimo, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, Giorgio, tu avevi preannunciato, no, di che quando, no, finirà, cioè a far finire, tra virgolette, no, tutta la storia Covid, ci penserà, no, questa crisi. E il timing è sempre molto sospetto perché ci hanno catapultato, no? Dopo 2 anni di Covid, adesso il Covid è completamente scomparso dai radar mediatici, sono scomparsi i virologi e chiaramente tutte le prime pagine, tutte le trasmissioni sono incentrate su quanto sta accadendo in Ucraina. Allora, prima di sentire Giorgio, volevo Massimo, ecco, una tua prima diapositiva su quello che sta accadendo. Ovviamente i media lo raccontano come Putin cattivo, che è invaso, quindi c'è chiaramente una rappresentazione mediatica a senso unico. Tu come vedi, insomma, gli sviluppi, che io francamente non mi aspettavo di queste dimensioni, cioè non pensavo sinceramente che ci sarebbe stato un intervento di questo tipo della Russia. A te. Ma io anch'io mi aspettavo, ma sai, non è che siamo dei grandi esperti, però diciamo a naso io mi aspettavo che al massimo Putin si avrebbe cercato di impadronirsi della fascia orientale e sud, cioè arrivando fino a Odessa, prendersi tutto il pezzo, cioè prolungare il Donbass e farci proprio una fascia a cuscinetto. Invece, a quanto pare vuole cambiare il governo di Kiev e quindi è entrato anche su Kiev. Per quel che riguarda la diapositiva, io ti dico solo una cosa: qui siamo di fronte a un doppio problema, perché non c'è soltanto i media che raccontano il cattivo Putin e quindi che la danno la versione in un solo modo, ma abbiamo dei media che si ricordano sempre di raccontarci soltanto gli ultimi 6 minuti di questa storia, che è cominciata 8 anni fa. Cioè, diciamo, quello che succede oggi è dovuto a quello che è successo 8 anni fa, tutta quella parte lì, nel 14 con Piazza Maidan. Tutto quello che succede oggi dipende da lì. Naturalmente, togliendo quella fetta di informazione, è chiaro che puoi dire che Russi nel cattivo e Putin è cattivo, perché sembra che si sia svegliato un mattino e ha detto: oggi non ho niente da fare, mi invado l'Ucraina, capisci? Oggi Macron dice che la guerra durerà molto, dobbiamo prepararci, si ipotizza l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Allora, Giorgio, tu conosci molto bene quelle realtà. Vorrei partire, se tu ci vuoi dare un ritratto anche di questo Zelensky, che viene trattato, no, come la persona che non scappa, che rimane lì e che quindi per il suo popolo combatte. Questa è l'immagine, no, che viene data dai nostri media. Cosa si può dire di lui e di quello che ha fatto poi nel punto del periodo pregresso che non viene raccontato? Chiaramente l'Ucraina, Zelensky sono l'agnello legato nel bosco per far uscire l'orso, quindi è una vittima sacrificale. Il popolo ucraino e l'Ucraina è una vittima sacrificale, una vittima designata. C'è cioè Putin, poi continuiamo a personificare la Federazione Russa un po' come fanno gli altri, cadiamo sempre in queste trappole. Voglio dire, la Russia sono anni che va dicendo all'Europa, che va dicendo alla NATO, dice: risolvete il problema dei nazionalisti ucraini, se no lì non si arriverà mai a una soluzione, non si può continuare a far soffrire le popolazioni russofone del Donbass e quelle soprattutto che vivono sul territorio governativo, perché io ricordo, l'altro giorno ho ripostato
su Facebook un post di Vauro, quindi una fonte sicuramente che gli altri apprezzeranno, che diceva appunto delle intimidazioni, degli omicidi, delle veri e propri atti di squadrismo nei confronti di sindacalisti, di giornalisti, la chiusura di emittenti, la messa fuori legge dei partiti politici, la messa al bando progressiva della lingua russa. Insomma, Putin più volte, la diplomazia russa più volte ha detto: risolvete questo problema, perché sennò altrimenti lo risolvo io. L'ha detto per 8 anni, da parte dell'Europa non c'è stata mai una risposta. Zelensky si è sentito molto forte, con le spalle coperte, da queste dichiarazioni dei capi di Stato europei, della NATO, e quindi ha fatto orecchie da mercante e ha continuato con la sua linea, continuando a bombardare le repubbliche e anche i civili. Ricordo che l'altro giorno sono morti 2 insegnanti perché hanno bombardato una scuola, e questa politica qui, e quindi chiaramente alla fine che cosa ti vuoi aspettare? Oggi cascano tutti dal pero, nel momento in cui la Russia decide di risolvere la questione e denazificare sostanzialmente l'Ucraina. E questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Tutti si sono scordati il pregresso e oggi puntano l'indice contro Putin, quando invece l'indice andrebbe puntato sull'insipienza politica dell'Unione Europea, che è il vaso di coccio tra i vasi di piombo, e sarà il soggetto politico che pagherà il prezzo maggiore, le conseguenze maggiori. Mi viene da sorridere, l'altro giorno girava un meme su Telegram in cui diceva che Putin andrebbe il Nobel per la medicina perché in 48 ore ha sconfitto il Covid. Voglio dire, cioè, tutte quelle cose che noi dicevamo tempo fa, no? Che bastava spengere la televisione per distruggere e far sparire il Covid, in realtà poi alla fine non serviva a spengere la televisione, serviva soltanto cambiare canale su una nuova emergenza. Adesso siamo all'emergenza Putin, il nuovo dittatore, il nuovo killer, il nuovo Hitler che invade l'Europa, e noi ovviamente, immancabilmente, indefessamente, siamo seduti dalla parte giusta della storia, noi combattiamo il nemico senza dire alla gente, ai popoli europei, che sono quelli che pagheranno il conto di tutta questa situazione, che questa situazione è stata creata ad arte, perché io sono un anno che scrivo che la pandemia finirà in Ucraina, che sono un anno che dico guardate in Ucraina quello che sta succedendo. Io sono stato bloccato da Facebook 1 mese per aver fatto un post e lanciafiamme nelle mutande in cui denunciavo l'incredibile aumento dei costi dell'energia dovuti alle tensioni geopolitiche con la Russia, oltre alla folle idea di aver quotato la CO2 in borsa. E quindi sostanzialmente è accaduto l'inevitabile, è accaduto quello che doveva accadere. Io invito le persone che sono a favore delle sanzioni alla Russia, visto che viviamo in una collettività e c'è una responsabilità collettiva, no? Come ci dicevano loro, che ci dicevano: non vi volete vaccinare, vi pagate le cure, volete le sanzioni, vi pagate le sanzioni, perché io non pago le sanzioni alla Russia, perché io non ho responsabilità di quello che è successo. Io sono 8 anni, oggi ho ripescato un articolo di Forbes, del 2014, in cui diceva: tutto quello che viene detto sull'Ucraina non è vero, e chiunque può andare lì e leggersi per filo e per segno quello che c'è scritto. Romano Prodi nel 2015 diceva che non si poteva chiudere l'Ucraina in un angolo, e oggi questi qui tenteranno di allungare il brodo più possibile, perché più durerà la crisi in Ucraina e più potranno protrarre lo stato di emergenza, più potranno mettere leggi liberticide, più potranno schiacciare l'Europa con lo shock energetico. E questa è la perfetta conclusione, proseguo, di quello che abbiamo visto fino ad oggi. E oggi vediamo che i governanti, Macron con le sue folli, eversive, io oserei dire, dichiarazioni, Draghi, a detta di Zelensky, Draghi l'avrebbe rassicurata che l'Italia ha la volontà di espellere la Russia con il SWIFT. Io voglio vedere l'anno prossimo, se la Russia è espulsa dal SWIFT, l'Italia come lo paga il gas? Andiamo lì con le valigie di euro? Io sinceramente, questi stanno oramai in un delirio, sono condannati oramai ad andare avanti e ci stanno trascinando nell'orlo del baratro. E noi siamo quelle mandrie di gnu che corrono al galoppo e che si lanciano dalla rupe bocca ai coccodrilli, perché questo succederà. L'economia italiana e quella europea, dei paesi manifatturieri, Italia, Germania, in parte anche la Francia, saranno distrutte e ci fanno pagare quello che non ci hanno fatto pagare con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché questo è il proseguo della Seconda Guerra Mondiale con altri mezzi. Massimo. No, mi viene in mente l'intervista che hai fatto l'altro giorno, non mi ricordo con chi era, che era molto interessante,
della quale appunto la sintesi che facevi tu era che alla fine chi ci guadagna sono sempre gli Stati Uniti, il cui vero interesse è quello di evitare un equilibrio, non dico un'unione, ma un equilibrio fra Russia e Europa. A me diventa sempre più evidente, cioè questa apparente inanità di Biden, questa apparente impotenza degli Stati Uniti. Secondo me loro sotto sotto stanno godendo come dei ricci, perché evidentemente sta succedendo esattamente tutto quello che a loro conviene. Ma loro hanno questa abitudine di fare il pesce in barile, cioè loro sono lì, no? Sembra quasi che debbano in qualche modo. Quando ci hanno detto che ci mandano il gas liquefatto, sembra che ci stanno facendo un favore. Draghi ha Certo. detto: ringrazio Biden per il loro shale gas. Ora, a parte, io direi a tutti quegli ecologisti d'accatto di ricordarsi un attimo come viene estratto quel gas, di andarsi a vedere il film Paradise Land, Promise Land, scusate, in cui viene raccontato in maniera chiaramente molto leggera, perché per quanto sia un film di denuncia, comunque non rende veramente l'idea di che cosa sia quel tipo di estrazione, che cosa produca nelle falde acquifere e che tipo di business ci sia dietro, cioè i soldi che sono stati investiti dal Wall Street. Andatevi a riprendere, dico ai telespettatori, andatevi a riprendere i titoli di giornale del 2019 in cui si preannunciavano fallimenti delle aziende che estraggono il gas in questo modo, che è un tipo di estrazione estremamente costosa, dannosa dal punto di vista dell'ambiente, costosa dal punto di vista proprio della tecnica per estrarre. E poi questo gas va in qualche modo liquefatto, va messo sulle navi cassiere, deve essere portato, deve essere di nuovo rigassificato. Draghi ha detto che noi abbiamo quattro rigassificatori che sono del tutto insufficienti a soddisfare il nostro fabbisogno. Paradossalmente stiamo ricevendo anche il gas dal Giappone, che lo prende dalla Russia, lo mette sulle navi in Giappone e viene. Cioè, siamo nel delirio più totale. Alla fine l'obiettivo qual era? L'obiettivo era bloccare il Nord Stream 2 e ci sono riusciti. Oggi il Nord Stream 2 è un tubo di acciaio da 11 miliardi sommerso in fondo al mare. Hanno bloccato il South Stream, che avrebbe portato degli enormi vantaggi al nostro paese, che sarebbe diventato un hub di distribuzione del gas per i paesi dell'Europa che si affacciano sul Mediterraneo. Noi ci stiamo continuando il tafazzismo, spararci nelle mutande, continuiamo a dire: ma è una demolizione controllata della nostra economia. È il Great Reset, è questo, quello che abbiamo vissuto fino adesso era solo una fase di addestramento. Ricordatevi: coprifuoco, lascia passare, posti di blocco, checkpoints, Giorgetti che parla di possibili blackout nel futuro. Ma è chiaro che questi procedono a tappe serrate, hanno un'agenda e stanno seguendo un'agenda. Gli uomini che applicano l'agenda sono uomini che fanno a capo a quell'elite, ma c'è poco da dire. Draghi fa parte del gruppo di 30, uno dei membri senior del Forum Economico di Davos. Questa gente ragiona sul lungo periodo, non improvvisa nulla. Questi sapevano che la pandemia avrebbe addestrato le popolazioni ad accettare determinate cose, hanno lavato il cervello della gente che oramai non sa più neanche quali siano i propri interessi, e ora proseguono crisi dopo l'altra. Macron, come giustamente ricordava Fabio, nella sua dichiarazione ha detto: ci dobbiamo abituare ad emergenze continue. Ma chi si deve abituare? Ma abituati tu alle crisi continue. Ma qui c'è gente che ha ricevuto bollette del 60% più care. I futures sul gas danno il 40%, oggi è rientrato, ma siamo ancora a un 400% in più dei prezzi precedenti a questa situazione. Parlo della pandemia. L'oro si è già rivalutato del 2%, cioè qui si sta addensando le nubi per creare la tempesta perfetta. Cioè, quando una volta questi ci hanno detto per anni, no, che i vaccini sono quelli che hanno allungato la vita delle persone. Quello che ha allungato la vita delle persone, ricordo a chiunque, è il benessere. È il benessere, sono le case riscaldate, è il cibo di buona qualità, è un sistema sanitario efficiente. Noi stiamo demolendo tutto, non potremo scaldare le case, andremo incontro a razionamenti, mangiamo cibo, già ci prospettano di mangiare carne fatta con i funghi. L'altro giorno è uscito fuori l'uovo senza gallina fatto con la bulma artificiale, il prezzo del grano e del mais è triplicato o quadruplicato, cioè il titanio che serve per tante cose. Cioè, ma se estromettiamo la Russia, ma dove le troviamo noi queste materie prime? Le terre rare che
che servono per fare i semiconduttori e tutta la componentistica di alta qualità, ma noi li sprofondiamo nel Medioevo, e questo sembra in effetti un neofeudalesimo, dove abbiamo i feudatari che stanno riprendendosi quello che gentilmente ci avevano prestato per far schiattare l'invidia i socialisti reali durante l'epoca della Guerra Fredda, hanno fatto collassare l'Unione Sovietica, ora la classe media non serve più e la classe media viene liquidata senza tanti complimenti, non possederemo nulla e saremo felici, ma... Scusa Giorgio, ma visto che queste cose le vediamo noi, le vedono ovviamente anche i vari governanti di Francia, Germania, Italia, eccetera. Quindi la domanda è, qual è l'arma di ricatto, se c'è, qual è l'arma di ricatto che hanno gli americani su di noi per imporci a essere noi, per imporci a essere noi quelli che pagano alla fine le conseguenze di tutto questo? Cioè un'Europa unita vera avrebbe dovuto dire già 2 anni fa, no, scusate, il Nord Stream 2 a noi serve, il vostro gas in bottiglia ve lo tenete voi, grazie, arrivederci. Con che cosa ci ricattano gli americani per obbligarci ad a entrare in questa condizione per cui poi alla fine le conseguenze le paghiamo noi? Ma innanzitutto dobbiamo vedere un attimo la storia recente di quello che è avvenuto in Europa, e noi abbiamo avuto un esempio su piccola scala che può essere tranquillamente ricondotto in ampia scala. Io ricordo a tutti cosa fosse la loggia P2. Recentemente Licio Gelli, prima di morire, fece un'intervista per Repubblica in cui disse: più guardo la televisione, più leggo i giornali e più mi rendo conto che quello che io avevo scritto 30 anni fa si è realizzato e si sta realizzando, voglio il copyright per quello che sta succedendo, e parlo di aver scritto, non è un qualcosa che si è improvvisato, queste cose sono state sceneggiate precisamente, puntualmente. Quindi noi avevamo una struttura che poi era una, si parlava della punta di una piramide, no, della loggia P2, che a sua volta era il vertice di una piramide rovesciata molto più grande. Quella piramide rovesciata abbracciava tutta l'Europa ed era il potere della NATO occulto, infiltrato nei servizi segreti, nelle centrali di comando, in tutta Europa. Quindi la NATO già aveva proceduto a fare una guerra sotterranea in Europa, esautorare le istituzioni sovrane, l'abbiamo visto con Mani Pulite qui da noi, che è stata una rivoluzione colorata a tutti gli effetti ed è stato un golpe, come è stato un golpe quello contro Berlusconi in parte. Quindi la demolizione, la decapitazione della classe dirigente italiana, che da quel momento di volta in volta è stata soppiantata dalle seconde linee, che erano seconde linee che erano state coltivate, gestite da questi centri di potere, e quando è arrivato il loro momento queste seconde linee hanno preso i gangli del potere. Quindi va detto, io ricordo che Juncker, che è stato presidente della Commissione Europea, era un uomo di Gladio, e ce ne sono tantissimi di soggetti perfettamente integrati a Gladio e quindi alla NATO, perché ricordiamolo che l'Europa non è altro che la faccia politica, la faccia presentabile della NATO. Non si fa l'esercito europeo perché l'esercito europeo esiste ed è l'esercito della NATO, cioè l'Europa oggi risponde quasi esclusivamente alla NATO, è sotto comando militare. Noi abbiamo il generale Figliuolo, che è stato un uomo della NATO e che ostenta sempre la spilletta della NATO, che oggi è a capo di una struttura commissariale con amplissimi poteri in Italia. E poi abbiamo Marcello Sorgi, che auspicava una giunta militare, Piero Angela, Formigli in trasmissione ha detto a un ragazzo, dice, se la puntura non te la fa l'uomo in giacca e cravatta, te la farà il soldato. Quindi ci stanno spiegando perfettamente la situazione. L'Europa è commissariata dalla NATO, i governi europei sono infiltrati dalle facce presentabili di questa struttura, di questo complesso, di questo apparato militare, industriale, mediatico, scientifico, e metteteci dentro quello che volete, altri saranno corrotti, quindi alcuni sono organici, altri saranno corrotti, altri ancora saranno ricattabili. Io faccio solo presente che potere di ricatto si ha nei confronti del ministro della Salute Speranza per quanto riguarda il piano pandemico e l'inchiesta alla procura di Bergamo che lo sta interessando. Io immagino un potere di ricatto colossale per aver costretto popolazione a terze e quarte vaccinazioni senza un minimo di dato scientifico. Io penso che qualcuno quei dati ce li abbia, ogni tanto li sventola sotto il naso di questa gente, perché ogni tanto qualcosa trapela e questa gente si ricorda che oramai è condannata ad andare avanti, perché l'alternativa è finire veramente appeso a testa in giù, perché domani che si verrà a sapere quello che è successo in 2 anni di assurda emergenza, perché l'abbiamo visto dall'oggi al domani, l'emergenza è sparita, non è esistita più.
Oggi vediamo ancora della gente che gira per strada con la mascherina per inerzia, perché oramai vanno avanti in automatico, ma la gente non parla più di pandemia, i terremotologi sono spariti, solo Bassetti ha provato a riciclarsi come analista geopolitico, dando del cattivone a Putin, perché quello oramai non può fare a meno di avere le telecamere davanti, ma deve rendersi conto che la sua epoca è finita. Adesso ci saranno trasmissioni in cui arriverà quello dell'ONG, perché già le ONG si sono scatenate, Save the Children, sono svegliati adesso. La guerra dura da 8 anni in Ucraina, non è scoppiata oggi, c'è una guerra civile da 8 anni, eppure oggi vedi Save the Children, Amnesty International, solo i loro appelli strappalacrime, manifestazioni per la piazza. Abbiamo visto Greta in piedi con 4 fessi degli amici, dei suoi amici, con la mascherina in faccia, il pugno chiuso, il cartello qua davanti, sembravano dei marziani. Cioè, a me sinceramente fa impressione vedere tutto questo, ma come si fa a non rendersi conto? Se l'avessimo visto 30 anni fa in un film, a metà del primo tempo avremmo abbandonato la sala, perché è tutto talmente grottesco, talmente surreale, talmente lontano dal buonsenso, che noi siamo qui, tra l'altro, che parliamo e la gente di fuori pensa che siamo noi i pazzi, capito? Cioè, è un mondo oramai che non comunica più, e questo vediamo il potere della propaganda che ha di spaccare le società in due. L'abbiamo visto accadere in Siria, l'abbiamo visto accadere appunto in Ucraina, cioè l'abbiamo visto, e non ci saremmo mai aspettati che questi qui in 2 anni bombardando, già era successo prima, c'era un pregresso, ci sono le scuole che oramai sono diventate, le università che sono diventate dei centri di condizionamento, però oramai vediamo che proprio, cioè, loro hanno un potere immenso, spaccano le popolazioni in due e poi mettono gli uni contro gli altri. Ora hanno spaccato di nuovo l'Europa in due e ci mettono a noi a combattere contro i nostri fratelli russi, perché sono nostri fratelli russi e noi abbiamo, perché a me mi danno del filo russo. Io sono amico dei russi fin quando penso che i nostri interessi siano convergenti. Io sono italiano, sono filo italiano, vivo in questo paese, me ne sarei andato via già a giugno 2020, purtroppo ho un bambino piccolo e sono in disaccordo con la mamma, perché sennò io salutavo a tutti, vi piace vivere così, vi piace essere governati da dei pazzi, bene, viveteci, io me ne vado. Purtroppo anch'io in questo momento sono condannato a rimanere e cerco di combattere con tutti i mezzi che ho a disposizione. Oramai ho la nausea di sentire la mia voce, di sentire le mie parole, però purtroppo non abbiamo altro da fare. Io voglio che sia scritto agli atti che io tutto quello che potevo fare l'ho fatto, e poi se la scriveranno loro la storia, io sarò un pazzo, un deficiente, un terrapiattista. Se domani, guarda caso, la storia dicevamo noi, questo che noi abbiamo fatto verrà, spero, riconosciuto con il giusto valore. Aspetta, perché non è ancora peggio di così, Giorgio. Non solo un giorno verrà riconosciuto che avevi ragione, ma quelli che ti daranno ragione diranno: io l'avevo sempre detto. Questa è la rottura, la vera rottura di coglioni. Cioè, almeno avessero il coraggio di restare là dove erano, no? Te li troverai tutti dietro che dicevano: sì, sì, lo dicevo anch'io. I cattivi non ci saranno più, saranno spariti tutti. Esattamente come è sparito il Covid in questi giorni. No, Massimo, hai perfettamente ragione. Abbiamo visto l'altra sera pure Scanzi che si è riciclato. Mia, cioè, io veramente non ho parole, guarda, non ho parole. Sembrava il fratello gemello arrivato da Marte. Sì, 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 no, ma veramente siamo fuori di testa. Cioè, c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa che secondo me andrebbe aggiunta al bel quadretto che hai dipinto tu adesso. E cioè l'ipocrisia assolutamente ributtante di uno come Mattarella. Cioè, Mattarella ieri ha dichiarato: non si può permettere che i popoli vengano spazzati dalla guerra. Ha fatto una di quelle frasi lì, no? Ma chi era il ministro della difesa quando da Aviano, sotto D'Alema, partivano i bombardieri che andavano a buttare l'uranio impoverito in Jugoslavia? Vice primo ministro, anche. Era anche vice primo. Ah, era pure vice primo ministro. Assolutamente sì, era vice primo ministro e ministro della difesa. Cioè, questi oggi si svegliano e scoprono, no, che le popolazioni civili soffrono. Allora, noi ci siamo battuti contro la guerra in Libia, dove anche lì Obama, premio Nobel per la pace, faceva il pesce in barile. Io ricordo ai vostri ascoltatori che la Libia era il paese col più alto standard di vita di tutta l'Africa. Cioè, era il paese dove si viveva meglio in tutta l'Africa. L'unica cosa che esportava, gli unici emigranti dalla Libia, erano
soggetti, ragazzi con alto tasso di scolarizzazione che andavano o a studiare nelle nostre università o a lavorare nelle nostre aziende. I neri africani andavano in Libia a cercare lavoro, cioè quelli che oggi prendono il barcone, quei quali quei bastardi delle anime belle si stracciano le vesti, andavano in Libia per lavorare, venivano accolti a braccia aperte, venivano fatti lavorare e trattati in maniera estremamente umana. Quando sono arrivate le milizie di Misurata e in coordinazione con diciamo i francesi e la NATO, i primi ad essere trucidati erano i neri in Libia, perché erano ritenuti automaticamente collaborazionisti di Gheddafi. Cioè, noi viviamo in un mondo di un... Io, andatevi a riprendere le dichiarazioni di Gad Lerner sui bombardamenti in Libia, anche lì basati su menzogne. Un governo che su Gheddafi si potrà dire tutto quello che si vuole dire, ma la Libia era il paese dove in Africa si vive meglio. E oggi che cos'è la Libia? Stesso discorso per la Siria, che era la perla del Medio Oriente, devastata da 10 anni di guerra. Togli Assad dalla Siria, in Siria ti ritrovi un califfato all'interno della Siria. Come è successo col Kosovo, che di fatto è un enclave di terroristi addestrati a due passi dalle basi della NATO. Di che cosa vogliamo parlare? Dello Yemen vogliamo parlare? Cioè, ma io, guarda, veramente, io non ho più parole, cioè io veramente non so più che dire. Cioè, viene detto che Putin è un killer, poi abbiamo un ex primo ministro italiano, Matteo Renzi, che prende i soldi dai sauditi, regali, orologi, quando il principe ereditario saudita ha fatto a pezzi un giornalista con la motosega nell'ambasciata in Turchia. Sì. Cioè, io guarda, ma che vogliamo dire? Cioè, noi è inutile, cioè, sembra di parlare dentro una scatola di vetro, perché tanto la gente dall'altra parte non si rende conto. Sono tutte anime belle, tutti moralisti d'accatto, ma tutto questo è il principio del neocolonialismo. Cioè, noi consideriamo i russi dei barbari, delle bestie, che meritano di essere civilizzati da noi, allo stesso modo in cui una volta giustificavamo il colonialismo col fatto che gli altri fossero delle bestie ed erano soggetti a istinti primordiali e che noi dovevamo avere questo afflato per civilizzarle. Ma siamo noi, la Russia non ha mai rotto le scatole a nessuno, è un partner per l'Europa, è un partner affidabile. Noi abbiamo rinunciato, l'Europa ha rinunciato a contratti a lungo termine di forniture per il gas per andarsi a buttare sui mercati spot, perché chiaramente non si può consentire alla Russia di avere stabilità economica, non si può consentire alla Russia di avere entrate fisse per far star meglio la propria popolazione, avere maggiore stabilità e maggiore benessere. No, devono star male loro e dobbiamo stare male noi, che dobbiamo avere rincari sul gas, aumento dell'inflazione, perché io ricordo che l'aumento dell'inflazione è lo Scottex con il quale è possibile asciugare i dollari in eccesso, perché l'energia viene pagata in dollari e tutti quei trilioni che hanno stampato come fossero coriandoli per tenere a galla un cavallo morente a colpi di adrenalina di denaro, ok, questo denaro in qualche modo deve essere riassorbito. E cosa c'è di meglio che una bella inflazione per riassorbire, scusate, un rincaro dei costi dell'energia per riassorbire tutti questi dollari in eccesso? Il gasdotto Nord Stream 2 non andava fatto e l'hanno ottenuto. South Stream non andava fatto, perché la Russia non si deve sviluppare, la Russia non deve progredire, i cittadini russi non devono star bene, ma allo stesso modo non devono star bene i cittadini europei, perché se i cittadini europei stanno bene, ok? E certi giochini non li puoi fare, invece deve essere una crisi dopo l'altra. Adesso poi ci diranno, fra qualche tempo, ci diranno che lo shock energetico è utile, come lo è stata la pandemia, perché in questo modo dobbiamo vedere il lato positivo, perché potrebbe essere lo slancio per la decarbonizzazione, per un'economia più resiliente e più inclusiva. Aspettateli, fra un paio di settimane ce lo diranno, no? Che grazie alla crisi potremo finalmente fare la transizione ecologica. Non è che la transizione ecologica era già prevista per venderci la crisi. No, loro ti ribaltano la realtà e noi inseguiremo questo fantomatico cambiamento climatico con fantomatiche, poi vedete, bombe, armi, gassificatori, il digitale. Io ricordo che nel 2030 tutta la digitalizzazione, un quinto dell'energia, vale a dire il 20%, sarà destinata a mantenere i server, i data center che servono per mandare avanti questa baracca.
Perché questa gente pensa che i dati scendano dal cloud, dalla nuvola, da questa cosa eterea, no? Per gravità, il vapore, no? Che genera i dati. Non pensano ai data center con i loro impianti di raffreddamento che bruciano energivori, tutti fatti con materiali preziosi che vengono estratti sulla schiavitù dei bambini, eccetera. No, ci stanno lanciando in questa folle corsa della digitalizzazione, perché chiaramente l'intelligenza artificiale è l'arma finale per la soggettazione delle persone, perché tu più tempo passi sul computer, più lo ti studiano, più ti conoscono e più riescono a manipolarti in questo processo a feedback continuo in cui tu vieni trascinato dove loro ti vogliono. E queste cose io l'ho detto e lo ripeterò fino alla fine: le intelligenze artificiali dovrebbero fare la fine delle armi nucleari sigillate sottoterra e non le dovrebbe usare più nessuno, perché quella è l'arma finale contro l'essere umano. Massimo, volevo dirti, l'altro giorno Letta ha fatto un paragone, no? Ha paragonato questo attacco, come viene chiamato, all'Ucraina all'11 settembre. Proprio ha fatto questo paragone. Letta ha detto è come è un altro 11 settembre. Che te ne pare di un paragone del genere? Bisognerebbe chiedere al suo psichiatra, perché veramente cioè, non saprei neanche come interpretarlo dal suo punto di vista. Forse come attacco all'Occidente, certo, vabbè, certo. In quel senso lì l'avrà detto, no? Visto che noi siamo la libertà, siamo la democrazia, siamo i grandi valori, e loro, gli altri, sono i terroristi, i cannibali, gli arretrati, i medievali, eccetera, forse ha voluto fare quel parallelo lì. Lo so, presumo che sia l'unica possibile analogia in una testa come la sua, però... Questo momento è il nuovo 11 settembre, è il cambio del mondo, e quindi dobbiamo cambiare l'approccio. Il più importante principio è la difesa della libertà e della democrazia. L'approccio di tutti noi era limitare i danni il più possibile. Oggi tutti insieme dobbiamo dire che Putin non deve vincere questa guerra, che è alla libertà e alla democrazia. Certo. Ma scusate, tra l'altro, io ogni tanto facevo delle riflessioni in questi giorni. Ogni volta che sento la frase, appunto, che Putin è un aggressore, che eccetera eccetera, che non aveva diritto di fare quello che faceva, che ha violato tutto quello che ha violato, eccetera eccetera, Putin ha detto: io lo faccio perché abbiamo bisogno di difenderci, abbiamo bisogno di un cuscinetto di sicurezza, non posso permettermi dei missili della NATO a 20 minuti da Mosca, no? L'ha sempre detto. Ma quando Israele da 50 anni conquista territori contro le leggi internazionali e dice: lo faccio per la mia sicurezza e ho il diritto di difendermi, perché per loro va bene e Putin non può farlo? Io non sto dicendo che Israele abbia torto, ma se il principio vale per Israele, perché non deve valere anche per la Russia? No, ma giustamente, Massimo, io l'altro giorno sentivo, io non ho la televisione, ogni tanto mi mandano degli spezzoni di trasmissioni, c'era Parenzo, ospite a Di Martedì, che attaccava il professor Zoc, no? Dicendogli che non si possono modificare i confini con la violenza, cioè lui che è sionista, appunto, dove vediamo i confini della Palestina come si sono modificati negli anni, per non parlare poi delle alture del Golan e quant'altro, no? Per non parlare delle operazioni piombo fuso, del fosforo bianco, dell'omicidio di cittadini, della detenzione di minorenni, delle torture, di qualsiasi cosa uno ci voglia mettere dentro, no? Però lì è chiaramente, tu sei protetto dal sistema e quindi è ammesso tutto. Ma io voglio capire, fin quando si tratta del pubblico lobotomizzato, a me può andare anche bene. Il problema a me sorge quando persone che fanno politica da una vita, persone che si sono sempre definite antiimperialiste, antisioniste, antieuropeiste e quant'altro, no? Che per 2 anni di pandemia parlano per bocca di Scanzi, di Lucarelli, di Bassetti, Burioni, Fazio, cioè gente che abbiamo condannato per decenni dicendo che mentisse per la gola, e poi ti ritrovi schiere di persone che parlano con la loro bocca, che vanno al braccetto di Draghi, di Macron, uomini delle banche, degli sciacalli affaristi, vile affarista, come lo definì Cossiga. Cioè, di fronte a una situazione del genere, cioè io mi ritrovo disarmato, perché adesso vedo la piazza di Bologna, Bonacini che fa il tweet: Bologna è contro la guerra. Cioè, fino all'altro ieri bisogna andare in piazza, distanziati, eccetera. Ora trovi una folla per una piazza a protestare per cosa? Cioè, qui in Italia hanno lasciato la gente senza lavoro, leggi di apartheid, brutalità della polizia contro i manifestanti, 2 ragazzi morti durante l'alternanza scuola-lavoro. Cioè, sta succedendo
parlando di tutto in un silenzio e in un voto pneumatico. Oggi si risvegliano tutti e vanno in piazza a timbrare il loro cartellino, no, per dare spago e fiato ai media di regime e dare una pezza d'appoggio ai politici per diciamo applicare quello che già avevano deciso e che già dovevano fare, mancava solo una legittimazione. Ragazzi, cioè io sinceramente mi trovo di fronte a tutto questo disarmato. Da parte nostra non c'è un soldo, tutti che parlano di fare, cioè, ma gli imprenditori italiani, ma dove stanno? Cioè, chi ha i capitali per organizzare la resistenza? Ma dove sta questa gente? No, che criticano, ma tu stai solo lì a parlare, ma io che posso fare? Cioè io adesso sto sottraendo tempo ai miei amici, sto sottraendo tempo alla mia famiglia perché sto qui a Firenze e non potrei stare a casa con mio figlio. Ok, passo la giornata sui social che io li detesto, la visibilità non me ne è mai fregato niente della visibilità, io scrivo post, non li firmo nemmeno, chi vuole se li prende e se li ricondivide, ma chi se ne frega di chi l'ha scritto. Cioè, ma è tutto questo, no? Però poi alla fine giochiamo contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. Cioè, noi siamo 11 ragazzini con gli scarpini rattoppati, col pallone di pezza, con 11 maglie diverse, senza allenatore, senza società, che giocano al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Ma perdiamo 70-0 senza toccare palla. Cioè, in Italia ci sono 4.000 miliardi di risparmio privato. La gente deve organizzare resistenze territoriali con soldi, devono creare degli uffici. Ci deve essere gente che viene pagata solo esclusivamente per fare comunicazione. Finché la guerra sarà sul lato della comunicazione, noi dobbiamo fare comunicazione con mezzi, con gente che sei universitario. Ieri parlavo agli studenti: siete studenti, cercate capitali, trovatevi un ufficio ogni giorno, due volte a settimana, una volta a settimana, andate lì e lavorate, vi date uno stipendio per lavorare, per fare comunicazione. Non si può essere rivoluzionari un giorno sì e l'altro pure, oppure dalla tazza del cesso quando hai 10 minuti e scrivi un messaggino, utilizzando i loro mezzi poi tra l'altro. La resistenza si fa sul territorio e si fa soprattutto con i capitali. Chi ha i capitali li deve mettere a disposizione. Oggi non ci fanno niente, non ci ammazzano, non ci intimidiscono, ci studiano soltanto perché siamo innocui, parliamo a una minoranza di persone. Se nel momento stesso in cui queste realtà diventassero strutturate e federate, voi state tranquilli che cominciano a saltare in aria le teste. Perché il problema allora è la risposta strutturata. La risposta strutturata la fai solo con i soldi. A quel punto si creano realtà che aggregano e ti ritrovi con una miriade di realtà diffuse sul territorio, già pronte, ok? Perché questa è una guerra, serve un esercito, servono armi, in questo caso si parla di armi dialettiche, di armi culturali, servono think tank, la gente va organizzata, serve una linea editoriale chiara, precisa, le informazioni che devono essere diffuse, noi dobbiamo essere inattaccabili dal punto di vista dei contenuti, dobbiamo essere inattaccabili dal punto di vista della confezione, perché in questo momento la gente compra un prodotto industriale perché a noi ci vede come una roba strana buttata lì su uno scaffale di cui non conoscono gli ingredienti, a noi non ci comprano, tra virgolette. Noi dobbiamo diventare appetibili per il grande pubblico, ok? Come successe con i 5 Stelle, che erano dei ciarlatani, degli scappati di casa, dei morti di fame, nel momento stesso in cui hanno creato il Fatto Quotidiano che li ha timbrati di autorevolezza, i 5 Stelle sono andati al potere col 35%, dei consensi. Allora a quel punto vedrete che il sistema esce allo scoperto e allora a quel punto per loro diventa un problema. Finché restiamo così, a dare i colpi con il remo del pattino alla porta aerea Eisenhower, l'unica cosa che facciamo è facciamo un po' di rumore di lamiera, ma basta, non si va oltre. Chi è capitato? No, sì, questo è un tema interessante, no Massimo? Sì, il problema è che appunto noi i mezzi non li abbiamo. E anche se per esempio prendi una televisione come ha fatto Messora e ha preso un canale intero a livello nazionale, poi c'è un altro problema. Quanti digitano intenzionalmente 262 per vedere cosa sta facendo in questo momento BioBlu? E quanti invece accendono il telecomando e semplicemente si accontentano di digitare 7 perché è già preprogrammato lì e ti becchi mentale chi se ne frega? Cioè è vero che noi dobbiamo dare il massimo sforzo e credo che in realtà lo stiamo facendo ciascuno di noi individualmente e anche tutti noi collettivamente se vuoi, ma il massimo sforzo poi non ha il canale perché anche se ci fosse scopri che comunque non c'è la volontà dall'altra parte di ascoltare. Hanno detto il discorso unitevi, organizzatevi, appunto rafforzatevi, unificate il messaggio, come dici tu abbiate una linea editoriale precisa e chiara, inattaccabile, eccetera, eccetera,
va benissimo, ma se poi dall'altra parte non c'è richiesta di questo prodotto, perché in realtà, e questo è il vero problema, secondo me, la natura dell'uomo è che preferisce mille volte una comoda bugia a una scomoda verità. Quindi il vero problema è che io posso anche fare il video Covid le cure proibite, tu puoi fare il tuo documentario sull'Ucraina che stai facendo o che farai. Fabio può fare tutte le interviste del mondo, ma poi a un certo punto per gli altri è molto più comodo non ascoltare, perché se no ti tocca cambiare idea, perché se no ti tocca cominciare ad ammettere che allora siamo governati da dei pagliacci, ma allora se sono governato da dei pagliacci io di chi mi posso fidare? E io se non mi posso fidare di nessuno ho paura. Allora piuttosto che ritrovarmi senza tetto sulla testa, preferisco continuare a non guardare in alto. Cioè io credo che abbiamo già raggiunto, nel senso che sto dicendo che tutto quello che hai detto tu è giusto, ma noi abbiamo già raggiunto il massimo dell'output che potessimo dare. È che manca la richiesta di input a questo punto. Cioè noi No. ragioniamo il milione, milione e mezzo, 2 milioni di persone che sono interessate a informarsi in modo alternativo, ma gli altri 58 milioni non hanno nessuna voglia di farlo. Questo è il problema. Massimo, consentimi di dissentire su questo punto, perché in realtà secondo me la cosa è un po' diversa. Hai ragione perfettamente quando dici noi oramai siamo arrivati a saturazione, su questo io sono d'accordo, perché le persone che di volta in volta si aggregano ai nostri canali sono poche, sporadiche e comunque non significative. Ma se si cominciasse a fare una risposta strutturata e organizzata che agisce sul territorio e parallelamente agisce sui social, alla fine il processo sarebbe esponenziale, perché comunque c'è un fatto che chi prova il nostro tipo di informazione, dopo di questo non lo molla più, perché chi oggi si segue una rassegna stampa fatta bene su Telegram, che prende le notizie loro, le seleziona, le commenta, estrapola e separa il grano dall'olio e quant'altro, non lo lascia più. E se tu cominci a lavorare sui grandi numeri, questo processo diventa rapidamente esponenziale. Il problema, torno a dire, servono i capitali per dare massima risonanza. E Messora, che ha fatto un lavoro sicuramente, e sta facendo un lavoro sicuramente lodevole, purtroppo è costretto a navigare a vista, perché anche lui campa sui soldi degli abbonamenti. Qui servono di capitali per fare programmazioni a lungo termine, cioè per 2 o 3 anni tu devi lavorare in perdita, devi guadagnare gli stipendi, e però la struttura non si deve sostenere da sola, perché è impossibile. Devi fare un processo espansivo, devi produrre, non puoi rimasticare tutto il giorno quello che io ho letto la mattina alle 9 o alle 7 sui canali Telegram, perché questo qui non ha utilità, non serve a niente. Devi produrre contenuti nuovi, devi produrre contenuti originali, e possibilmente devi produrre contenuti sul campo. Perché i contenuti sul campo fanno la differenza, perché quando io mando una troupe in Australia e vado a filmare i campi di concentramento, quando mando una troupe in Canada e faccio parlare le persone, i madri e i padri di famiglia con i conti correnti congelati o con l'assicurazione del camion sospesa, quando vado in Svezia e interrogo Tegnell e Giseke, che mi spiegano come funziona lì da loro la gestione del Covid, vado nelle loro scuole e vedo che non c'è la mascherina, se quando noi stiamo col coprifuoco e con il lockdown e con i negozi chiusi e i bar chiusi e vado a Mosca come ho fatto io, e sto in una sera con il karaoke con 300 persone chiuse in una stanza di 40 metri quadri e nessuno dice niente, con i locali aperti fino a mezzanotte, alla fine la gente non può, questa roba comincia a girare sui social, alla fine non puoi non tenerne conto. Cioè, il problema è un problema di cassa. Noi dobbiamo fare quello che fanno loro. Noi abbiamo una narrazione che nessuno certifica. Ok, quindi chiunque ne entri a metà ci prende per pazzi, perché quando io ti dico un anno fa, un anno e mezzo fa, guardate che andiamo a finire con il passaporto vaccinale, con l'identità biometrica e con la guerra in Ucraina, chi non ha seguito tutto il ragionamento dei 10 anni precedenti mi prende per pazzo. Noi abbiamo bisogno di creare una contronarrazione. Ok, dobbiamo creare dei think tank in cui io di economia non ne capisco niente. L'altro giorno stavo a Canale Italia, c'era Demosthenes Flores, che è stato consulente economico dell'ENI, ok, che potrebbe lavorare per noi, ma Demosthenes Flores deve essere pagato, deve essere una persona che sta lì e ci risolve i problemi economici, deve prospettare degli scenari in caso di crack e di shock energetico.
e dobbiamo avere dei giuristi di fiducia che ci analizzino le questioni dal punto di vista giuridico, e medici, scienziati, esperti di tecnologie e di intelligenze artificiali. E dobbiamo con tutti questi elementi costruire una contronarrazione inattaccabile dal punto di vista scientifico, contenutistico, e dobbiamo cominciare a diffonderla con una voce sola, ok? Dobbiamo avere una visione dell'Europa. Dobbiamo avere una visione dell'Europa che deve essere un soggetto terzo rispetto agli Stati Uniti e all'Inghilterra, ma anche rispetto alla Cina. E un soggetto terzo non può che passare da Italia, Germania e Russia, perché sono i tre paesi complementari d'Europa. E questa cosa va spiegata alla gente, che questo soggetto si deve fare a tutti i costi, perché se no verremo spazzati via sia dai frugali del nord Europa che spacciano carta straccia e ci stanno dissanguando a colpi di concorrenza sleale, dove fanno portare le sedi fiscali delle loro aziende. Cioè, chi ha la fede fiscale in Olanda, in Italia non opera, non opera. Ok? O paghi le tasse come le devi pagare qui, oppure non operi. Amazon chiuso. O paghi le tasse in Italia come le devi pagare, la Fiat o paga le tasse come le deve pagare, oppure in Italia, in Germania, in Europa e nei nostri paesi alleati non opera. Allora a quel punto vedi che questa gente si deve per forza adeguare. I social network, dobbiamo avere social network nostri, dobbiamo avere motori di ricerca nostri, che si adeguino a delle leggi basate sulla libertà di espressione, perché io non posso essere bloccato su 10 mesi, 7 mesi. Per motivi inesistenti, addirittura a volte mi hanno bloccato, hanno riconosciuto l'errore e mi hanno lasciato bloccato un mese. Io negli ultimi 5 mesi sono stato attivo meno di una settimana, adesso è un mesetto che mi lasciano operare. Ma non è possibile una cosa del genere, non è accettabile, è contrario ai diritti umani, è contrario alla Costituzione italiana. Io sono una persona equilibrata, sono una persona seria, non ho mai messo un contenuto offensivo né vero o verificabile, eppure sono stato 5 mesi bloccato e poi vedi gli Scanzi, i Lucarelli, i Ferragnez, eccetera, che hanno milioni di followers, i loro canali viaggiano a mille, l'algoritmo li favorisce, finiscono in testa ai feed, è impossibile non leggerli. E noi finiamo nelle cantine, nelle sentine, ma dobbiamo avere dei mezzi nostri, perché Facebook è un progetto militare, nasce dal Total Information Awareness, nasce da LifeLog, nel 2004 febbraio LifeLog è stato chiuso, nel febbraio 2004 è stato aperto Facebook, Google altrettanto è un progetto militare, una volta era un motore di ricerca, oggi è una macchina succhia dati per creare l'intelligenza artificiale di Google. Prova, io adesso sto finendo di scrivere un libro. Prova a fare una ricerca su Google con parametri stringenti di alcune cose e non le trovi neanche a spaccare il monitor a capocciate. L'altro giorno c'era stato uno scoop di una trasmissione della Rai che aveva individuato questa commissione contro che doveva monitorare gli effetti avversi da vaccini, fondata nel dicembre 2020. Ok, la Rai aveva intervistato il presidente di questa commissione che dichiarava che dall'estate non era stata più convocata. Ok, e diceva chiaramente che era una cosa di cui lui era oggettivamente sorpresa, ma anch'io sono sorpreso perché la campagna vaccinale è entrata nel vivo in estate. Che cosa fai? Tu non mi fai riunire la commissione che deve monitorare gli effetti avversi, inauguri le seconde, le terze, le quarte dosi, il mix di farmaci e non c'è una commissione che esamina gli effetti avversi. Allora poi ti accorgi che l'AIFA per 3 mesi non pubblica i dati. Ebbene, io stavo finendo di scrivere il libro, mi serviva questa informazione, dando anche il nome del presidente della commissione. Google non mi dava il risultato, ma funziona meglio del Great Firewall cinese Google per quanto riguarda il filtro delle notizie. E questa è democrazia, ma stiamo scherzando. Ecco Massimo, quel ragionamento che faceva Giorgio all'inizio, cioè l'essere stati abituati, no, a determinati concetti durante i 2 anni di Covid, come si intreccia secondo te con adesso questa nuova pagina e quello che ci attenderà? Perché quello che diceva Giorgio, no? Possibili razionamenti energetici, se non di peggio, che in questa situazione, no, potrebbero profilarsi o essere presentati in modo giustificato alla popolazione, cioè non possiamo più comprare energia per questa vicenda, quindi dobbiamo razionare. E quindi si ritorna sempre al discorso, no, del grande reset. Ma secondo me il concetto subliminale profondo che è passato è che quello che è diventato, che deve diventare accettabile, e lo è purtroppo diventato, che siamo in crisi perenne di qualcosa.
Oggi appunto, o fino a ieri, mi auguro, era il Covid, adesso è diventata una specie di scatola meravigliosa, questa della crisi, dove ci puoi mettere dentro qualunque cosa, perché il cittadino è abituato al concetto di crisi perenne. Quindi che tu glielo sposti dall'Ucraina, dal gas, dalla questione energetica, dal Covid, all'arrivo dei marziani, se arriveranno i marziani un giorno, è la stessa cosa. Cioè, del subconscio. Il cittadino purtroppo, nella stragrande maggioranza, ha rinunciato all'idea di poter tornare a una vita normale. Quando ci dicevano già dall'inizio, e ce lo dicevano già all'inizio, guardate che non torneremo mai a una vita normale, io mi domandavo come fanno a saperlo questi qua? In fondo c'è un virus, che ce ne sono stati altri negli anni scorsi, questo qui è arrivato anche, va bene, fino a qui, ma anche come tutti i virus del mondo finirà anche lui, come fanno a sapere che non torneremo mai alla vita normale, perché ovviamente faceva parte del progetto. Quindi uno degli usi, non l'uso, ma uno degli usi del Covid è stato quello di abituare il nostro subconscio al fatto che comunque ogni mattina ti svegli e c'è qualche problema. A quel punto, dentro quel problema, dentro allo spazio problema, ci puoi versare quello che vuoi, è comodissimo. Giorgio, per chiudere con te, dove potrà spingersi secondo te a questo punto Putin? Cioè il suo obiettivo qual è? Appunto, abbiamo detto, no? È stato stimolato da tanti anni, no? Da tutto quello che abbiamo anche detto a questo tipo di gesto. Dove vuole arrivare a questo punto? Nel senso, qualcuno teme, no, che possa addirittura andare oltre l'Ucraina. Allora, io sinceramente non sono nella testa di Putin, quindi posso avanzare delle ipotesi su elementi molto labili. Io penso che l'obiettivo di Putin sia quello di smilitarizzare, i nazisti in, Ucraina e assicurarli alla giustizia, sia quello di avere uno Stato federato in Ucraina in cui le due repubbliche siano degli stati indipendenti federati all'Ucraina. Io penso che lui voglia un foglio di carta firmato dall'Ucraina in cui si rinuncia per sempre a qualsiasi rivendicazione territoriale, sulla Crimea. Io immagino che, lui, vorrà avere delle elezioni in Ucraina. E che in Ucraina sia eletto un presidente, questa volta più sbilanciato, nei confronti della Federazione Russa. Diciamo che Yanukovych, che è stato sempre definito un filorusso, in realtà era un presidente, secondo me, estremamente equilibrato, e quello è stato il suo grande, problema e il suo limite. Se fosse stato forse veramente filorusso, probabilmente Maidan sarebbe finita come è finita la rivoluzione delle ciabatte a Minsk, ovvero sia in un nulla. Invece lui chiaramente ha tergiversato, non ha usato la forza come probabilmente gli è stato suggerito e ne ha pagato le conseguenze. Quindi questo è, secondo me, quello che Putin cerca di ottenere in Ucraina e trasformare l'Ucraina in uno stato neutrale, cuscinetto, tra i due blocchi. Quello che fa impressione in questo momento è chiaramente in un mondo in cui la Russia sarà soggetta a sanzioni pesantissime, come che cosa succederà con le sclave di Kaliningrad, perché le sclave di Kaliningrad è chiaramente separata dalla Federazione Russa, dai paesi baltici e dalla Polonia. E quindi io non so a questo punto, con situazioni di divieto di volo, come di sorvolo, come loro possano rifornire, la loro esclave in Kaliningrad. Quello potrebbe essere, un ulteriore ennesimo, motivo di tensione che potrebbe spingere Putin veramente a quel punto alla mossa definitiva, che sia quello di creare un corridoio, per raggiungere via terra le sclave di Kaliningrad. Questa, chiaramente, io in questo momento non voglio neanche pensare a uno scenario del genere, perché già sono concentrato troppo sul peggio, che si potrebbe verificare in, Ucraina. Quindi questi chiaramente sono gli scenari. Ora chiaramente tocca capire se, l'Unione Europea deciderà di, rilanciare, perché fino adesso, l'Unione Europea, d'accordo con le potenze anglosassoni, ha, messo la propria posta sul tavolo, anzi, secondo me, ha fatto proprio all-in.
La Russia è andata a vedere il bluff, che perché a questo momento ancora appare un bluff, perché dal punto di vista militare finora sia l'Ucraina che l'Occidente si è mostrata una tigre di carta. Ora tocca vedere se decideranno di andare fino in fondo con le sanzioni. Se decideranno di andare fino in fondo sulle sanzioni, tocca vedere se la Russia di nuovo andrà a vedere questo bluff, chiudendo improvvisamente tutti i rubinetti, sia quello delle terre rare, sia quello dell'energia, e allora a quel punto può veramente succedere di tutto. Vorrei riallacciarmi proprio brevemente a quello che ha detto prima Massimo, sul quale io concordo assolutamente, sulla scatola delle emergenze che è stata creata, che può essere riempita di qualsiasi cosa. Io mi sentirei soltanto di aggiungere che accanto a questa scatola è stato creato un insaccato che contiene tutte le peggiori nefandezze dell'essere umano, che è l'oppositore. E questa specie di insaccato tu di volta in volta lo puoi riempire con altre nefandezze. Quindi fino adesso tu eri un irresponsabile, un criminale, un terrapiattista, un bifolco, un fascista, tutto quello che vuoi. Adesso magari, se provi a essere ragionevole, come hai tentato di fare nel caso della pandemia, anche con la questione della crisi ucraina, ti aggiungeranno anche che sei un sostenitore del dittatore, del carnefice, del nuovo Hitler originale. E chiaramente quello che ha detto Massimo è ancora più vero, perché la guerra che loro stanno facendo la stanno facendo sulla nostra testa. Del resto questa cosa è stata ampiamente teorizzata dai russi con il concetto di la guerra cognitiva, e quello che noi abbiamo vissuto fino a tale di guerra batteriologica, torna a dire, a me non interessa se il virus è artificiale o non è artificiale, se è stato rilasciato volontariamente o non volontariamente. Quello che è stato fatto è stato un uso politico di un evento. Ok, e quello che hanno ottenuto sono stati dei risultati politici che dal punto di vista sanitario non hanno nulla a che vedere, perché abbiamo visto che le statistiche tra paesi ipervaccinati e non vaccinati, con paesi con le restrizioni più dure e senza alcuna restrizione, addirittura pendono verso chi ha preso meno provvedimenti, e quindi più o meno la situazione è questa. Eh già, ma quanto sono pericolosi appunto personaggi come Macron, come Draghi, no? Con queste loro dichiarazioni che poi abbiamo letto, ci sono stati anche dei momenti comici in questi giorni, no? Come la risposta che è arrivata dalla Russia a Di Maio, è stata quella è stata, cioè, penso, la cosa più bella della settimana, insieme al videogame del TG2, diciamo, forse le mettiamo sullo stesso piano. Però ecco, quando parla Macron e dice quelle cose che abbiamo detto, Draghi che pare sia favorevole appunto a estromettere la Russia dal sistema SWIFT, non so fino a che punto si possono spingere, cioè, con queste dichiarazioni, mettendo ulteriormente in pericolo, no? gli interessi e forse anche altro. Ma loro chiaramente agiscono in funzione di un'agenda, quindi io sinceramente la loro agenda non la conosco, quindi io non posso dire fino a che punto si sbrigheranno e fino a che punto e a che punto sono di stato d'avanzamento dei lavori. Di sicuro loro vogliono mantenere la crisi, e probabilmente più la Federazione Russa rimane impantanata in Ucraina e più a loro trae vantaggio. Quindi loro faranno di tutto per tenere Zelensky al sicuro e a fare i suoi proclami dal bunker, in modo tale, perché se Zelensky viene preso e trascinato sul tavolo delle trattative, per loro è un problema. Quindi loro gli devono dare il loro sostegno, devono continuare a chiacchierare, devono continuare a far sentire una vicinanza presunta o meno presunta nei confronti di Zelensky, in modo tale che lui tiri la corda quanto più possibile, perché è evidente che la disfatta militare è totale, è evidente che l'Ucraina non potrà mai risolvere la questione dal punto di vista militare, è evidente che la popolazione non potrà vivere a lungo in queste condizioni, perché io lo ricordo, la popolazione ucraina non è una popolazione di bifolchi o, come ha detto l'Annunziata, di camerieri, di badanti e di amanti, come ha aggiunto il suo simpaticone amico, no? Perché queste poi sono le anime belle, quelle politicamente corrette, poi chi li conosce nel privato capisce che sono delle bestie peggiori del peggior contadino ignorante che possa esistere sulla terra, no? Lì è fatta di gente colta, con un alto tasso di scolarizzazione, gente che è abituata anche a un benessere, un certo livello di benessere, perché l'Ucraina
l'Ucraina è un paese, sì, non ricco, ma un paese dove si viveva molto dignitosamente, dove oggi sono cominciati i saccheggi anche a Kiev, dove ci sono le file per fare la spesa. Cioè, io non so quanto loro vogliano far soffrire quella popolazione che sinceramente non se lo merita, perché anche loro sono vittime della propaganda, sono vittime di un regime che appoggia i nazisti, che seguono un'altra agenda e che sono stati, ricordo, protetti dall'Occidente, perché sennò a quel punto probabilmente anche gli ucraini se ne sarebbero sbarazzati, perché tutta questa situazione si è creata grazie ai nazionalisti. E quindi questo, la palla, torno a dire, ce l'ha sempre l'Ucraina. Se Zelensky si siede a quel tavolo e tratta, che poi voglio dire, prima poteva ottenere due regioni a statuto speciale, ok, che mi sembra la situazione, mi sembrava la situazione più ragionevole. Noi in Italia abbiamo delle regioni a statuto speciale, non è mai morto nessuno, tra l'altro che in passato fecero anche atti terroristici, lo ricordo. E poi non entrare nella NATO, perché quello è chiarissimo, questo discorso, non entrare nella NATO ed essere un paese cuscinetto. Prima avrebbe potuto ottenere condizioni più vantaggiose, ha voluto tirare la corda, gli è rimasta in mano, oggi deve cercare di spuntare condizioni più vantaggiose possibili o meno catastrofiche, come indipendentemente, dipende dal punto di vista che uno vuole tenere, ma deve smettere di far soffrire la sua popolazione, la deve smettere, e soprattutto deve far smettere di far soffrire le popolazioni del Donbass. Io ho vissuto con gente che per anni vive dentro le cantine, ok, gente che ha difficoltà a vedere la propria famiglia, gente che è abituata oramai al rumore delle bombe, tant'è che quando i russi hanno cominciato a sfollare gli ucraini, scusate, le persone che abitano nelle repubbliche, io ho contattato i miei amici, ho detto: ma che fate, andate, mandate mogli, figli? E quelli mi hanno risposto: ma noi siamo abituati a questa situazione, non lasciamo qui i nostri mariti, cioè noi rimaniamo insieme, tant'è che gli sfollati sono sotto i 100.000, erano stati, quindi 70.000 se non ricordo male, perché quella lì è gente che oramai è abituata a soffrire, abituata a vedere le rovine, abituata a veder saltare in aria il vicino di casa. Cioè, io ho conosciuto un ragazzo fantastico, Alexei, il fidanzato di una ballerina, l'ho conosciuto, un ragazzo di 18 anni aveva quando ci siamo conosciuti, nel fiore degli anni, l'ho rivisto la seconda volta, gli erano saltate tutte e due le mani su una mina, perché lui ha trovato un ordigno, ha cercato di rimuoverlo al più presto per paura che qualcuno ci saltasse sopra, e alla fine è rimasto lui vittima di questa situazione, un ragazzo di 19 anni senza entrambe le mani. Cioè, ma stiamo scherzando? Giorgio, grazie davvero di essere stato con noi. Buon grazie, lavoro e a presto. Grazie ai vostri ascoltatori, un caro saluto. Ciao Giorgio, grazie. Bene, grazie davvero a Giorgio. Allora, in chiusura, Massimo, rispetto, ecco, a tanti conflitti, no, che tu hai osservato, che hai raccontato chiaramente con le tue analisi, questo ti preoccupa particolarmente o lo ritieni, una pagina comunque simile ad altre che comunque si sono verificate? Secondo me, ripeto, sembrerò ingenuo, ma non mi sembra, no, non lo ritengo di una gravità, diciamo, d'allarme rosso. Putin sta semplicemente rimettendo a posto le cose. Cioè, 8 anni fa, ripeto, quando l'Ucraina disse no all'entrata nell'unione economica, c'era una non è proprio l'Europa, ma era un'unione economica europea nella quale era stato proposto di entrare. E quando disse no a quel punto è scattato il meccanismo che ha portato alla destituzione del presidente, a Piazza Maidan e alle nuove elezioni e all'arrivo di Poroshenko, del presidente a favore dell'Occidente. Fino ad allora, alla Russia evidentemente le cose andavano bene, cioè l'Ucraina era in equilibrio, perché l'unica cosa che può fare è stare in equilibrio, non può passare totalmente dalla parte della Russia per una serie di motivi, tra i quali il fatto che almeno metà della popolazione è russofoba, cioè mentre abbiamo metà della popolazione che è russofona e russofila, cioè amica, amichevole e amica, ce n'è metà che proprio li detesta, i russi. Le radici naziste dell'Ucraina sono qualcosa di speciale. Io sto preparando adesso un piccolo video che sarà pronto lunedì sera su Contro TV, dove vengono fuori cose che io non avrei mai immaginato. Cioè, sembra quasi che il vero stato nazista del dopoguerra sia stata l'Ucraina, il vero stato rimasto
nazista sia stato l'Ucraina. Quindi diciamo, dalla parte completa della Russia non può stare, dalla parte dell'Occidente ovviamente non può stare, basta guardare una cartina. Cioè non puoi pensare che la Russia accetti di essere completamente circondata da questa roba di chiamata NATO. E quindi l'unica soluzione è che rimanga indipendente. Ovviamente è più difficile rimanere indipendente, perché non puoi appoggiarti né all'uno né all'altro in modo totale, ma è l'unica soluzione. Quindi lui sta rimettendo le cose come erano prima del 2014, secondo me. Una volta fatto questo, secondo me, si ferma. Bisogna vedere poi, no, cosa, cioè le conseguenze, no, di questo, delle reazioni, cioè l'Italia stessa, no, che comunque continua a schierarsi in modo così netto. D'altronde Draghi l'aveva detto, no, fin dal giorno del suo insediamento, disse: noi siamo filo atlantici, no, e quindi su questo non ci piove. Io sono convinto che Draghi l'altro giorno stesse leggendo una velina della NATO, cioè proprio lo sentivi che non erano parole sue, ma che erano parole dettate. Tra l'altro, se vai a leggere i discorsi che hanno fatto Scholz e Macron in Francia e in Germania, erano discorsi praticamente identici rispetto a come ci schieriamo. Quindi vuol dire che quella è una velina che è arrivata dalla NATO, che si riconduce al discorso che faceva prima Giorgio, del fatto che la NATO è il vero strumento di controllo di ricatto di tutte le nazioni occidentali. Sotto sotto nessuno in Italia vorrebbe mettere sanzioni alla Russia, secondo me, perché sappiamo tutti benissimo i danni che tornano a tutti noi, alla nostra industria e anche al privato cittadino, con l'aumento appunto del costo dell'energia, eccetera. Però ufficialmente non si può dire. E questa è una grave tragedia. Fra l'altro sentivo anche un commento interessante che diceva che la stessa Meloni, a parte Salvini, ma la stessa Meloni si è esageratamente sbilanciata a favore della NATO e contro la Russia, perché le è stato fatto capire chiaramente che se mai un giorno vuole illudersi di andare al governo in Italia o di partecipare ad un governo in Italia, dovrà avere la fedina penale assolutamente pulita dal punto di vista dell'atlantismo. Io sono convinto che sotto sotto lei e anche Salvini, se potessero scegliere loro, sceglierebbero come minimo una posizione di neutralità, ma non possono farlo perché appunto siamo ricattati e ricattabili. Anzi, diciamo, Salvini è uscito, no, l'abbiamo anche fatto risentire in questi giorni, le sue dichiarazioni del 2015-16, in cui diceva che ma vi sembra che Putin possa essere considerato un invasore, ma vi sembra normale mettere la NATO, no, alle porte della Russia, e addirittura evocava l'uscita dell'Italia dalla NATO, no, era il momento in cui voleva uscire anche dall'Europa, adesso invece va a portare i fiori all'ambasciata dell'Ucraina, condanna, eccetera, eccetera. Quindi questo ci dice quanto valgono come potere di scelta i nostri politici. Ormai possiamo anche rinunciare ad andare a votare, che non serve veramente a niente in ogni caso. Eh già, anche perché, come tu abbiamo detto, per il caso dei 5 Stelle, ma non è l'unico, chiaramente, o le posizioni espresse fino a quel momento, no, erano fatte apposta per attirare il dissenso, sapendo benissimo in modo subdolo che poi quando arrivi lì quelle posizioni non potrai mai più sostenerle, perché e i 5 Stelle su tutto quello che sappiamo, ma anche sull'Unione Europea, e anche Salvini uguale, no? C'aveva le magliette, no euro, usciamo dall'euro, eccetera. Poi arrivano lì e non solo questi concetti prima vengono sfumati, ma poi si passa addirittura all'opposto. Guarda il caso di Bagnai, che è rimasto esemplare per tutta la mutazione della Lega. In più, ieri, tra l'altro, sicuramente sarà uno stato d'emergenza dal sapore diverso, anche se poi quando si proclama uno stato d'emergenza non si sa mai per cosa poi effettivamente sarà utilizzato, perché ieri il Consiglio dei Ministri, in una riunione lampo, ha aperto un nuovo stato d'emergenza di 3 mesi per la vicenda ucraina, per, si dice, facilitare le operazioni di protezione civile all'estero. Questa, diciamo, è la motivazione ufficiale. Cosa? Sì, ieri sera sono uscite le agenzie, è stato emanato stato di emergenza per l'Ucraina per facilitare le operazioni di protezione civile all'estero.
Qualcuno ho visto che alcuni hanno detto: ma no, ma è la cosa detta così, no? Credo Cesare Sacchetti, no? La cosa detta così è fuorviante. In realtà non è fuorviante, perché poi che venga utilizzato per quello o per qualcos'altro non lo sappiamo, perché la storia del Covid ci insegna: quando tu proclami lo stato di emergenza, sai benissimo che serve a bypassare quelle che sarebbero le normali procedure. Quindi per me è un fatto inquietante. Poi dopo vedremo se sarà utilizzato effettivamente per quegli scopi. Ti ha lasciato basito questa cosa? Sì, no, mi ha lasciato basito perché è di una spudoratezza, ma neanche la struttura logica del racconto è una parvenza. Cioè, cosa vuol dire stato di emergenza per facilitare le cose all'estero? È come quando gli americani dicono: noi dobbiamo curare the American interest abroad, cioè gli interessi americani all'estero. Gli interessi americani all'estero si chiama imperialismo, no? Beh, è inutile che giri con le parole. Quando vuoi andare a conquistare qualcos'altro che qualcun altro ha e che tu non hai, lo chiami interesse. Ma non può esistere un interesse americano all'estero, perché all'estero c'è l'interesse dell'estero che prevale sul tuo. Ognuno a casa sua fa quello che vuole. E questo qui mi sembra una frase simile. Comunque sì, non lo sapevo, e sì, sono rimasto veramente di stucco. Tre mesi di stato di emergenza, solo 24 ore. Ma in Ucraina o in Italia? In Italia. Per partecipare al potenziamento dei dispositivi. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato 3 mesi di stato di emergenza per consentire gli interventi della protezione civile all'estero e della protezione civile europea. Decise misure per far dare immediata risposta alle necessità legate allo scoppio della guerra. Risorse per 174,8 milioni per partecipare al potenziamento dei dispositivi NATO a fronte dell'attacco russo all'Ucraina. Una bozza del decreto legge con disposizioni urgenti sulla crisi ucraina approvato oggi, cioè ieri, dal Consiglio dei Ministri. Dai, c'è bisogno di andare in stato d'emergenza per mandare dei militari là? Ma non esiste questa storia, ma veramente pazzesca. Cioè, scusate, stato di emergenza, ma devo attraversare la strada e devo andare a bere il caffè. Allora fermiamo l'Italia così io posso attraversare la strada. Ma che cacchio di ragionamento è? Ma infatti è una cosa che, questa è veramente inconsueta, no? Perché si apre poi a degli scenari... Cioè, stato di emergenza, questo sarebbe l'equivalente di quello che si chiude il 31 marzo? Cioè, di un altro tipo, sì. Cioè, lo chiamano così e poi... Quello serviva ad altri scopi. Ho capito, però è uguale. Quindi teoricamente il 7 di aprile siamo comunque in stato di emergenza come eravamo prima, per motivi diversi. No, è pazzesca questa storia. Scusami se mi trovi impreparato, Fabio, ma non... No, ma in realtà siamo tutti impreparati, perché interpretare, no, quale sarà l'impatto di una cosa del genere ovviamente in questo momento è difficile. È autorizzata fino al 30 settembre la partecipazione di personale militare alle iniziative NATO per l'impiego della forza, dell'elevata prontezza, eccetera. È autorizzata per l'anno 2022 la prosecuzione della partecipazione di persone militari al potenziamento, vabbè, qui c'è tutti i particolari, tutela uffici italiani all'estero, eccetera. Comunque non ci sono ulteriori particolari, ma se andiamo, vedi, la notizia è riportata dal decreto Ucraina. Cosa significa che in Italia torna lo stato di emergenza? Ce lo spiega Fanpage, figuriamoci, Today torna allo stato d'emergenza, e eccetera eccetera. Vedremo, è una cosa sicuramente da monitorare. E questo, diciamo, per andare a chiudere il quadro di questa trasmissione. No, quello che rimane aperto, con Macron che dice, sarà, anche ieri Draghi ha detto, sarà una cosa complessa, lunga. Macron, questo asse poi Italia-Francia, insomma, non aiuta molto a spegnere, ecco, quelli che sono, no, le possibili tensioni. Loro dicono sarà una cosa lunga, quindi, come diceva anche prima Giorgio, no, sembra quasi appunto l'interesse che la cosa invece non si risolva in modo veloce. Evidentemente ha bisogno di qualcosa per arrivare al prossimo virus. Hanno detto, siccome il prossimo virus fino a ottobre non possiamo lanciarlo, abbiamo bisogno di qualcosa, tanto è vero che finisce a settembre. Guarda un po' che strano questo stato di emergenza. Comunque effettivamente è incredibile come tutto si basi sulla percezione, no? Nel senso che, certo, è sparito, ce l'hanno tolto, là sotto il naso,
è sparito, no? Anche andando in giro, cioè la gente sembra effettivamente adesso distratta da un altro, non si fa più quelle domande, non ti chiedono più se hai fatto il siero o non l'hai fatto, no? Sembra tutto magicamente scomparso. Sì, però attenzione, perché il Green Pass è ancora, Sì, no, non solo, c'è gente che non lavora. Sembra tutto scomparso, intanto quello è rimasto e nessuno dice niente. Più che altro c'è gente che non sta lavorando, che è sospesa, perché... Teoricamente il cittadino over 50 come me che non si vaccina sta violando la legge, fra l'altro, fino al 15 di giugno. Quindi queste cose sono rimaste comunque, sì. Scompare la percezione, come dicevamo sempre, scompare la percezione del pericolo, ma le misure rimangono, è sempre quello il trucco. Esattamente. Come... Poi Draghi a Firenze, no, ha ribadito il nostro obiettivo è uscire il più rapidamente possibile, poi ha snocciolato quali sarebbero queste restrizioni allentate, in realtà appunto non c'era nessuno del lavoro, non c'era del Green Pass, era solo la mascherina FFP2 al chiuso, questo sarebbe insomma il massimo, certo, dell'allentamento. Grazie a Massimo Mazzucco per essere stato con noi, ci vediamo su Contro TV, buona giornata. Arrivederci, ciao Fabio, grazie mille.